Siamo pronti. Buongiorno Segretario, procediamo all'appello. a tutti. Seduta della sesta commissione consigliare del Comune di Palermo, numero 922 del 1 luglio 2021. Procedo con l'appello dei consiglieri. Anello presente. Cusumano. Presente, presente, buongiorno. Buongiorno. Gelarda. Consigliere Gelarda, è uscito o no? Sì, Il quindi consigliere Giada è collegato, sicuramente adesso risponderà. sì. Vabbè, allora chiamiamo Scarpinato. Sì, buongiorno, presente. Buongiorno, Zacco è assente. Consigliere Gelarda, Io sono ecco. qua, non sentivo la Ok, sua voce, non sì. sentivo. Ecco. Buongiorno, buongiorno. Perfetto. Perfetto. C'è l'assessore Marino collegato, presidente. Sì, perfetto. Allora, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e vedo già collegato l'assessore Marino che oggi è in audizione con noi per su esplicita richiesta, se non ricordo male, del consigliere Scarpinato. Per discutere di programmazione reset, o sbaglio? Sì, Presidente, se poi mi dà Sì. la parola cerco Prego, di prego, consigliere esserlo. Scarpinato, prego. Intanto saluto l'assessore Marino e lo ringrazio per la presenza. Oggi io, atteso che questa commissione ha nelle proprie corde la programmazione, avevo chiesto intanto tramite mail quella che era la programmazione relativa al diserbo e poi nel contempo avevo chiesto che oltre all'assessore Marino mi sarebbe piaciuto avere anche in audizione il presidente della Reset, perché le due cose vanno a braccetto. Atteso che non vedo il presidente della Reset e chiedo conforto al segretario, non appena possibile, presidente, faccio il mio intervento. Grazie. Benissimo. E allora, mentre il segretario cerca di rintracciare il presidente Perniciaro, io do il benvenuto all'assessore Marino. Chiedo all'assessore di dare il consenso alla registrazione perché si tratta di una seduta pubblica e poi avviamo il confronto. Buongiorno, assessore. Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti. Io in effetti avevo manifestato al Presidente Zacco qualche difficoltà a partecipare oggi, però siccome ho avuto questo momento di buco di mezz'ora, ho detto vabbè vado, intanto mi faccio vedere che non Io c'è. la ringrazio sempre per la sua grande disponibilità che dà al dialogo con la Grazie, nostra commissione. assessore. Ah, c'è Io collegato il presidente. Benissimo, presidente, allora le cedo Mi ero collegato proprio per dire che l'assessore molto probabilmente non si sarebbe collegato, però il presidente Perniciaro non ho avuto notizie, quindi in teoria dovrebbe esserci. Io se abbiamo Buon letto, Presidente, riscontro. se mi permette, io potrei fare un intervento, Sì, salvo prego, poi prego. riaggiornarci quando volete voi col Presidente Perniciaro. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Allora, noi, se volete, ve la mando appena finiamo la riunione. Abbiamo fatto la programmazione del diserbo per i prossimi 15 giorni, perché procediamo con Reset sulla base di una pianificazione di 15 giorni sulla base di una... Le richieste sono, come vi potete immaginare, enormi perché siamo partiti con un certo ritardo per effetto della difficoltà di cui voi siete a conoscenza di rapporti fra RAP e Reset, che devo dire abbiamo risolto, per cui di fatto si è iniziato a fare il diserbo. La programmazione viene fatta di fatto dalla RAP sulla base di tutte le richieste che arrivano dalla città, dalla circoscrizione, dai consiglieri, che poi ovviamente sono rispetto al piano quindicennale, non coprono tutte le richieste, ma è chiaro che poi finito questo secondo elenco ne faremo un terzo. La programmazione viene fatta dalla RAP tenendo conto, cercando una distribuzione quanto più equa è possibile fra tutte le circoscrizioni, in modo da dare una risposta adeguata a tutta la cittadinanza. Il programma elaborato pochi giorni addietro è già consegnato al Reset, ne potete avere copia. Tranquillamente da me o più tardi ve la mando al Presidente che poi la distribuisce a tutti i consiglieri. Di fatto, insomma, anche questo è uno dei settori di grande sofferenza perché purtroppo essere partiti in ritardo ha determinato per quest'anno una particolare visibilità della verde anomalo in città. Però, insomma, Reset è abbastanza capace ed efficace, io sono convinto che recupereremo in tempi brevi. Ovviamente ci rendiamo conto che
Le necessità, come ho detto, sono enormi, però insomma, poco alla volta cerchiamo e sono convinto che supereremo questo problema. Grazie. Abbiamo avuto notizie, dottore Palazzolo? Sì, stamattina Vincenzo ha chiamato il dottore Perniciaro, l'ingegnere Perniciaro, il quale ha manifestato il discorso che la seduta o l'audizione doveva essere rinviata, per cui lui ha preso un impegno con il vice sindaco e quindi non può essere presente. Eh sì, anch'io sono allo stesso impegno, devo confermare che l'impegno mio di Perniciaro col vice sindaco fra poco inizierà. Io però ho avuto questa... Vabbè, allora rinviamo la seduta e noi approfittiamo se No, 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 rinvia... No, Prego, consigliere Scarpinato. Presidente. Presidente, mi sente? Prego. Io vorrei fare un intervento, atteso che la richiesta l'ho fatta io, mi sembra doveroso almeno dire due parole. Anche tre, prego. Allora, Presidente, intanto io informo l'assessore Marino che questa commissione, su mia richiesta, ha chiesto la programmazione, mi darà conforto il segretario, proprio per il mese di luglio, se non erro abbiamo chiesto luglio, giusto perché su mia richiesta sempre avevamo chiesto la programmazione durante l'ultima audizione e ci è arrivata una programmazione afferente il mese scorso. Perché chiedo questo, Presidente? Perché questa commissione, lo ripeto, ha nelle proprie corde la programmazione. Abbiamo visto e siamo consci che il servizio di Diserbo è stato sospeso per qualche tempo. Siamo andati incontro all'amministrazione attiva, lungi da noi fare demagogia o populismo, ma siccome questa commissione vuole capire, anche nella mia persona, proprio perché ho fatto io la richiesta, vuole capire il metro, l'unità di misura che viene stabilita per fare il diserbo nelle varie circoscrizioni. Perché? Perché quando ovviamente c'è stata questa sospensione di questo servizio essenziale, a mio avviso, ogni consigliere comunale, ripeto, il consigliere comunale e anche quello di circoscrizione, il primo front office dei cittadini. È colui che riceve e raccoglie le legittime istanze, perché mi è piaciuto come l'ha definito l'assessore, verde anomalo, perché è veramente un verde anomalo. Abbiamo erbacce che ormai stanno arrivando a 1,5 metri in alcune parti della città e i cittadini che pagano le tasse sono un pochino stanchi, perché non glielo possiamo dire che il servizio è stato sospeso per una problematica legata e non voglio entrare nel merito a che cosa. I cittadini vogliono risposte. Noi possiamo anche temporeggiare dicendo che il comune si sta attrezzando, è già ripartito, è già su pancia a terra sul territorio, ma dall'altra parte non viene recepita. Siccome personalmente, così come abbiamo sempre fatto, a noi piace la norma e mettiamo nero su bianco quelle che sono le istanze che arrivano dal territorio, lo abbiamo fatto, personalmente l'ho fatto anche con PEC, e durante la programmazione non ho visto ovviamente inserito nessun tipo di richiesta che arrivava dal territorio e sono state diverse rispetto all'inserimento nelle programmazioni che sono state poste in essere dall'azienda. Siccome noi non siamo innamorati di nulla e non ci interessa che l'istanza del consigliere Scarpinato piuttosto del consigliere Anello piuttosto del consigliere Zal venga contemplata prima, dopo, perché sappiamo che prima o poi sarà ovviamente esaurita, perché l'amministrazione attiva e le nostre aziende hanno a cuore questa città. Ma noi oggi, visto che abbiamo la programmazione, vogliamo capire il metodo e poi entrare nel merito. In base a che cosa vengono fatte queste programmazioni? In base ad un elenco cronologico sulla data o sulla problematica, perché da una parte ci può essere una scuola e quindi, anche se in questo momento le scuole, come ben sapete, sono tutte chiuse, o magari c'è un'attività dove in caso di incendio si potrebbe. Io voglio capire il criterio. Noi abbiamo la programmazione,
ma ci vogliamo dettare delle regole, vogliamo capire se ci sono queste regole già in vigore, vogliamo capire se possiamo dare un contributo da consigliere comunale per istituire e costituire un criterio insieme all'amministrazione attiva. Noi siamo qui non solo per pungolare gli uffici, l'amministrazione attiva e le società partecipate, ma anche per dare un contributo. E se questo contributo può arrivare da un confronto di idee, ma anche da un confronto anche politico, aspro, ma che sia finalizzato al miglioramento del servizio, questo deve avvenire. Allora, oggi, Presidente, non dobbiamo rinviare nulla. Noi vogliamo capire quello che è il metodo. Poi per il merito ci sarà tempo, modo e maniera per discuterne anche col presidente della società partecipata. Ma io voglio capire però il metodo. Lo sa perché lo voglio capire? Perché è una delle competenze di questa commissione. Noi vogliamo essere d'aiuto, non vogliamo subire una procedura che magari, perché mi potevano rispondere, guardi, c'è un inserimento in ordine cronologico, mi sarei messo sugli attenti e avrei rispettato quello che è un criterio. Ma oggi io voglio sentire dalla viva voce l'amministrazione attiva in che maniera si fa la programmazione, se vi è un bilanciamento tra le 8 circoscrizioni, se ci sono dei criteri legati a delle fattispecie particolari. Ho citato le scuole piuttosto che qualche altra cosa. Vogliamo capire se un ospedale ha una priorità rispetto a un'attività, rispetto a qualche altra fattispecie. Oggi noi vogliamo dare un contributo in qualità di commissione che ha nelle proprie corde la programmazione, che a mio avviso è una cosa seria, perché questa amministrazione, non finirò mai di dirlo, ha sbagliato in termini programmatici in lungo e in largo in tutti i settori. E siccome io voglio fare il mio dovere da consigliere comunale, oggi sto ponendo delle domande chiare e voglio una risposta, desidero. Grazie, Presidente. Presidente, posso? Prego, prego, certo, prego. Io apprezzo l'intervento del consigliere Scarpinato, però è opportuno fare alcuni chiarimenti. È legittima la richiesta di chi della commissione che si occupa di programmazione di conoscere i criteri. Io volevo esporre qual è il metodo. La programmazione non la fa l'amministrazione attiva. La programmazione, essendo un rapporto tra partecipate, RAP e RESET, sulla base di un contratto, è la RAP che programma e fornisce al RESET l'elenco. Infatti, mi permette, assessore, posso? Certo, ci mancherebbe. Prego. Io le chiedo scusa se la sto interrompendo e chiedo scusa alla commissione e anche al presidente. Però, presidente e assessore, se è vero come è vero che la programmazione la fa la società partecipata, la politica ha il diritto e anche il dovere di dare un indirizzo. Prego. Io stavo chiedo venga, prego. Non avevo ultimato. Quindi, fermo restando la necessità e l'obbligo di conoscere quali sono i criteri che stanno alla base dell'individuazione del piano che la RAP fornisce al RESET, per il quale, come novità rispetto al passato, io ho preteso che prima che venisse passato di informare l'amministrazione comunale. Per cui io, a proposito, faccio una parentesi, ho appena mandato al presidente Zacco l'elenco delle strade previste nel piano di giugno e luglio, che quindi potrà essere fornito a tutti i presenti. Giugno l'avevamo, assessore. Giugno e luglio, va andato giugno e luglio. È quello in corso, è il programma in corso che vi ho mandato. Va bene. Quindi io, se mi permettete, mi scuso per la proposta, perché non tocca a me fare proposte in commissione, però forse sarebbe il caso di riaggiornarsi con RAP pure, perché RESET riceve il piano, quindi forse il soggetto più utile da ascoltare è RAP, che dovrà ovviamente ascoltare, fornire chiarimenti, ascoltare insieme a me suggerimenti sulla base che potranno guidare la prossima programmazione, che sono ovviamente criteri, no? Il criterio può essere quello dell'ospedale piuttosto che quello della borgata marinare, dove siamo in estate e quindi
la gente va a mare e vorrebbe trovare una, un decoro urbano maggiore. Quindi da questo punto di vista a me sfondo una porta aperta rispetto alla necessità di definizione di criteri. Io sono assolutamente disponibile ad ascoltare la commissione insieme ai presidenti di RAP e RESET, definire criteri e nella prossima programmazione imporre il rispetto di questi criteri. Grazie assessore. Posso, presidente? Scarpinato, sì, prego. Io intanto apprezzo l'assessore Marino, lo ricordo a me stesso e a tutti, ovviamente è subentrato da poco, diciamo, ha cambiato deleghe, però è entrato nell'amministrazione attiva da poco tempo. Però, assessore, dopo quasi, siamo ormai, manca meno di un anno alle prossime elezioni, significa che questa amministrazione, mi dispiace, lo dico a lei che è subentrato adesso, questa amministrazione ci ha impiegato 4 anni e ancora non capiamo e non abbiamo quei parametri, e ovviamente di merito rispetto alla programmazione. Io apprezzo che lei ha chiesto che la stessa programmazione sia condivisa con l'amministrazione attiva, però, come ho detto prima, l'obiettivo e l'indirizzo politico deve essere dettato. In questo momento vorrei capire se l'assessore competente, in questo caso è lei ovviamente, e me ne dolgo perché mi sarebbe piaciuto interfacciarmi con una persona che dal primo giorno avrebbe avuto la stessa delega, ma lei è subentrata adesso. È vero che siamo in continuità amministrativa, così come prevede la norma, ma io voglio capire quello che è il punto di caduta, che obiettivi abbiamo dato e che criteri politici sono stati, si chiamano obiettivi proprio perché si detta la roadmap di un percorso e di un processo che poi deve essere posto in essere dall'azienda che ha, in questo caso la RAP, che ha nelle proprie corde la programmazione. E io invito con gran forza il presidente Zacco di convocato giro di vite la RAP, così ci viene a relazionare, perché se ricordo bene c'era pure l'assessore Marino, il presidente, il neo presidente di RAP si era insediato da poco e doveva darci e rispondere ad alcuni quesiti che noi avevamo sollevato in commissione, però si era insediato da poco e quindi si era riservato di rispondere. Può venire a riportarci quelli che sono i criteri rispetto alla programmazione e nel contempo risponderci anche alle domande che la scorsa commissione, l'ultima audizione, non sono state ovviamente esaurite. Grazie. Grazie consigliere Scarpinato. Vabbè, io a questo punto ci riaggiorniamo, salutiamo l'assessore così gli permettiamo di andare all'appuntamento e ci riaggiorniamo con l'assessore dottore Perniciano. Signori consiglieri, una buona giornata e buon lavoro a tutti. Buon lavoro assessore. Assessore, buon lavoro, mi raccomando. Perché si raccomanda, consigliere? Perché l'assessore ha tanto da fare. E allora, ma c'è collegato il presidente Zacco? No, in tutta la sua, diciamo, bellezza, non lo vede. Ah, ok. No, avevo difficoltà con la linea, un problema di linea, non lo vedevo, non lo sentivo. Dottore Palazzo, no, è un piacere ascoltare la viva voce del presidente. E per me è un privilegio. Dica, presidente. Per me è un privilegio. Come? Abbiamo delibere che abbiamo già discusso e dobbiamo dare parere? Allora, un attimo che prendo l'elenco delle delibere. Nel frattempo, oggi mi è sembrato di capire, se i capigruppo mi possono confermare, che oggi forse in consiglio comunale inizieremo a trattare il CUP. Vi risulta? Sì. Però prima di trattare il CUP io farò presente in aula che vanno affrontate secondo me in diversi step le varie problematiche che sono sorte e che sono nate e che abbiamo affrontato qui in commissione, presidente. Prima fra tutte, per esempio, quella degli eventuali emendamenti da poter predisporre sia per il
la tassa quella sui mercatini, sui stendisti dei mercatini rionali, che è poi quella che è già arrivata in funzione delle audizioni e del confronto avviato con le associazioni di categoria della pubblicità, che hanno mandato una nota qua in commissione pure. Non so se lei ne ha preso visione. Sì. Va bene. Prego, dottore Palazzo. Posso, Presidente? Allora, relativamente abbiamo a queste delibere arrivate da poco, abbiamo approvazione del programma triennale opere pubbliche d'elenco annuale 2020. Bisogna convocare l'ingegnere Di Ganci, che è il dirigente che ha firmato la delibera. Poi Qual è la delibera? abbiamo approvazione del piano urbano di mobilità sostenibile, città di Palermo, Roberto Biondo Maneri. Roberto Biondo è l'architetto responsabile del procedimento, Maneri è il dirigente. Ingegnere. Poi abbiamo ingegnere Biondo, sì, è Maneri. Poi abbiamo la semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni, perché abbiamo sentito il dirigente e l'assessore, abbiamo sentito anche le associazioni di categoria, quindi non so che cosa decidete voi. E poi abbiamo quella famosa delibera, adozione variante piano regolatore generale della città di Palermo, presa d'atto della VAS PRG ai sensi per cui abbiamo convocato il dottore Sergio Maneri e il responsabile del procedimento, però nessuno si è presentato. E Sente? questo io penso, che possiamo Cosa dare diceva? parere. No, Su questa delibera penso questo che come. Questo dell'adozione variante generale del PRG? Cioè non si sono presentati a questo punto. Sì, tra l'altro per 2 volte, l'abbiamo invitato 2 volte. Una volta il 1° aprile e una volta di recente. Per entrambe le volte non si sono presentate. Riconvochiamo per No, l'ultima non la volta, sento, Presidente. riconvochiamo per Ah, l'ultima ok. ed eventualmente poi daremo Ok. il contrario perché giustamente non avendo l'opportunità di confrontarci. Va bene, come procediamo allora, consiglieri? Presidente, se mi permette, io volevo farle una richiesta. Prego. Allora, Presidente, io le chiedo di invitare il Presidente di AMG per venirci a relazionare in termini programmatici quella che è la situazione contingente dell'AMG, anche perché voglio capire, le do un dato, Presidente, sai, io non sono molto tecnico, ma cerco di capire e leggere le carte. Le do un dato, il 5 dicembre scade il contratto di servizio di AMG. Volevo capire quello che è il punto di caduta rispetto alla redazione del nuovo contratto e quello che sta facendo l'azienda e l'amministrazione attiva. Ovviamente subito dopo aver sentito il presidente, chiederò di ascoltare l'assessore a ramo proprio per capire l'amministrazione attiva come si sta muovendo in termini programmatici. Grazie, Presidente. Per il contratto di servizio credo sia opportuno invitare gli uffici, no, AMG? No, prima MG ci deve dire quella che è la situazione, Presidente. Si fidi di me, si faccia condurre. È una mia richiesta, Presidente. Va bene, come dice lei. Allora diamo seguito alla richiesta del consigliere Scarpinato, dottore Palazzo. Possiamo già inserirla fra gli incontri da organizzare. Va bene, oggi come procediamo? Io le chiederei di organizzare la programmazione anche per i giorni a venire, Presidente, dei lavori di commissione. Dottore Palazzolo. Sì, allora, intanto io per domani non ho Noi nulla, quindi non lo so cosa potremmo fare. avevamo Come? dato già Non ho dato capito. mandato. Mi sentite? Sì, Mi a sentite? tratti, ma la sentiamo.
Tengo il video, così mi sentite meglio. Sì, Provi a parlare. così provi a parlare che la sentiamo bene, Presidente. Allora, noi avevamo dato mandato alla segreteria di organizzare tutte le audizioni in riferimento ai dinieghi che stanno ricevendo alcune attività a seguito del progetto del tram. Le abbiamo già iniziato a calendarizzare? Perché questo credo che abbia Allora, un'assoluta. sì, allora, intanto per lunedì ho già mandato gli inviti alle associazioni di categoria e al comandante dei vigili per l'ordinanza sindacale della Movida. Poi dovevamo invitare il dottor Ciralli per le attività commerciali e tram, però leggo un appunto che bisognava prima parlare con il presidente, quindi se lei mi dà mandato io a seguire inviterò il dottore Ciralli. Assolutamente sì, Presidente. assolutamente sì. Ok, quindi la programmiamo per il martedì 6 questa. Ok. 407. Poi dobbiamo poi daremo mercoledì convocheremo se per lei va bene, il dottore Maneri è responsabile del procedimento di questa delibera sulla variante generale del PRG. Deve dare conferma. Ok, Ok. poi quindi un attimo che la segno 0707. E poi mi dica lei perché io qua c'ho dovremmo forse, non so se per voi, sentire l'avvocatura per il parere sull'attività commerciale tram? Certo, anche se consiglio scarpinato, assolutamente, Sì, fondamentale. allora mettiamo giorno 8, giorno 7, avvocatura parere. E poi dobbiamo riprogrammare questa attività del diserbo, quindi convocando a quanto pare, se mi date conferma, anche la RAP, oltre che la RESET e l'assessore Marino. La potremmo convocare per giorno 9, venerdì 9, così c'è tutto il tempo. Ricordiamo, Fatemi sapere. c'è MG, ho fatto richiesta pure di MG. Sì, c'è anche MG che Presidente e direttore, la inseriamo a MG con un tratto di servizio. Allora lo mettiamo giorno 9, la eh? Ma MG? non solo contratto di, no, non solo contratto di servizio, bisogna andare a trattare in lungo e in largo tutte quelle tematiche afferenti l'azienda. Quindi metti sempre varie ed eventuali nella Afferenti convocazione. all'azienda. Dico va bene per venerdì 9. Sì. Nessun problema, Ok. assolutamente sì, per me non, Allora, ho per letto i colleghi va giorno 9 bene. 07 MG contatto problematiche afferenti. Va bene, comunque ora va giusto, problemi afferenti all'azienda. Tematiche meglio che problematiche. Servizi, tematiche. Tematiche afferenti all'azienda. Ok. Va bene, quindi per tutta la prossima settimana abbiamo la settimana impegnata. Tranne se qualcuno non può partecipare, ma questo lo vedremo sul momento. Presidente. Okay. Va bene, e a questo punto leggiamo il verbale così ci spostiamo in consiglio comunale. Ok, allora procediamo con la lettura del verbale. Della seduta odierna, il vicepresidente Anello apre un attimino che qua c'è qualcosa che
è stato inserito. Apre alle ore 10 e 15, apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza del consigliere Anello. No, scusi, Anello non c'è perché è aperto e presidente. Presenza dei consiglieri Cusumano, Gelardo e Scarpinato. La registrazione è la stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Poi il link, quando capiremo qual è, lo dobbiamo cambiare perché c'è un riassetto del nuovo sito del Comune di Palermo. Argomenti da trattare: programmazione piano di serbo in città da parte della RESET, comunicazione, programmazione incontri, varie ed eventuali, lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna. La commissione per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha invitato l'assessore Sergio Menini, il presidente della RESET, ingegnere Antonino Perniceno Spatrizano, e presenta l'assessore Marino, il consigliere Scarpinato. Sì. Palazzolo, mi perdoni, Sì. aperto il vicepresidente Anello. Io mi sono collegato subito dopo. Anello. Sì, Ok, no, 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 sono Anello, il vicepresidente Anello. Infatti sicuro? ora lo metto. Vabbè, Presidente, non la prego, sento bene. Ok, prego, la commissione continui. per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha invitato l'assessore Sergio Marino e il presidente della RESET, ingegnere Antonino Perniciaro Spatrisano. È presente l'assessore Marino. Consigliere Scarpinato chiede come mai il presidente della RESET non sia presente. Il presidente Anello dà il benvenuto all'assessore Marino e comunica che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo. Pertanto chiede il consenso alla registrazione. I presenti danno il consenso. E precisa, anzi, scusi, l'assessore Marino dà il consenso e precisa di avere manifestato di rinviare l'audizione ad altra data. Assuma la presidenza il presidente Zacco e dà la parola. No, lo possiamo leggere domani, presidente, perché c'è confusione. Presidente Zacco? Va bene, va bene, va bene, lo sistema è Ma domani. leggiamo domani perché c'è confusione con le dichiarazioni. Segretario, io ho avuto un crollo di linea, ma poi si è ripresa e quindi sono tornato, l'avete visto. Va bene. Bentornato, bentornato. Va Va bene. bene, visto che è tornato il consigliere Gelarda, sono le ore 10:49, la sala è Ma sono chiusa. tornato prima, l'avranno notato che sono attentissimi. Buon lavoro, ci vediamo in consiglio comunale. Buongiorno a tutti. Apertura alle 12.